Ciao a tutti, sono Cristina, cominciamo il corso di origami per l'associazione Yamato. Allora, oggi faremo il pappagallino, l'elefantino, che stanno anche in piedi, poi il gattino seduto e per ultimo, che è quello più complicato, il gattino segnalibro, che qui dentro la bocca si può infilare la pagina del libro e fare il segnalibro. Ok, iniziamo dal pappagallino. Dobbiamo fare la nostra base aquilone. Teniamo all'interno il colore che vogliamo che rimanga all'interno e che poi diverrà la testa il colore che c'è sulla testa del pappagallino. Il corpo viene del colore che c'è dietro. Ok, allora, base aquilone. Facciamo la diagonale solita. Schiacciate sempre bene le pieghe in questi soggetti qui perché ci sono tante pieghe rivoltate e quindi risulta più facile poi rivoltare le pieghe se sono ben delineate. Ok, apro e piego il lato in modo che tocchi il centro, così. Questo qui l'abbiamo già fatto la volta scorsa perché è la base di diversi origami. Dall'altro lato faccio lo stesso, vado a toccare con questo qua. Arriviamo con l'aquilone così. Dobbiamo girare dietro, dove è intero, piegare questo triangolo su questa linea qui, la linea che va dai due vertici. Così. Ottengo questo. Rigiro dall'altra parte e devo piegare di modo che questo lato tocchi qui la metà, in questo modo. Facciamo questa piega qui. Dobbiamo rifarla dall'altro lato, far toccare questa parte con la mediana qui. Schiacciate bene perché poi è da rivoltare. Ok, siamo a questo punto. Adesso dobbiamo piegare qui lungo la piega. Qua dove si alza, pieghiamo questa parte qui, così, proprio lungo questa linea che c'è sopra, così. Schiacciamo fino a metà, tanto non serve schiacciare qua fino in fondo, basta la prima metà. Facciamo lo stesso da questa parte, lungo questa piega qua. E schiacciamo fino a metà. Adesso riapriamo gli angolini. Così. E così e
dobbiamo fare una piega rovesciata piegando queste due linee qui, le pieghiamo in avanti chiudendole così e schiacciamo la parte che rimane sopra in questo modo. Ok, la stessa cosa sotto, piego lungo questa linea qui e rivolto. Ecco, viene questa specie di pescetto. Adesso devo fare le zampine dell'uccellino. Devo fare una piega più o meno qua. Non ci sono riferimenti precisi. Fate un triangolo più o meno di questa grandezza, che da qui a qui ci siano più o meno 2 centimetri. Ok? Facendolo partire da qui la piega. Così. E dall'altra parte uguale. Adesso dobbiamo preparare la coda. Rivoltando questo pezzo qui, facendo una piega che va dai due incroci di questi due punti qui, così, e centriamo in alto il vertice. Ok, poi rivoltiamo ancora indietro questa punta, lasciando uno spazio di 1 centimetro più o meno qui. Così. Adesso pieghiamo a metà. Praticamente la parte sopra la rivoltiamo sotto. Per fare la testa dell'uccellino, da questa parte qui, dobbiamo fare una piega rivoltata nella testa, come quella della gru che abbiamo fatto la scorsa settimana. Praticamente qui apro, spingo dentro un pezzettino, un angolino, viene così. E poi schiaccio bene e tiro fuori un po' il becco. Quindi rimane così e così. L'ultima cosa che dobbiamo fare è alzargli un pochino la coda. Teniamo fermo con queste due dita qui. Qui tiriamo un pochettino indietro che si apre la piega qua, così, e schiacciamo questa fisarmonica che si apre, così la coda si alza. E l'uccellino è finito, dovrebbe anche stare in piedi. Si appoggia un po' sulla coda, però sta in piedi.
Facciamo con un'altra carta l'elefantino. Dalla parte sopra va quello che vorrete all'interno, cioè quello che non si vede, il colore che volete che non si veda. Quindi io voglio che rimanga all'interno questo bianco con i cuorossi. Faccio la mia diagonale. Di nuovo, come prima, devo fare l'aquilone. Quindi apro e piego il lato questo verso il centro. Lo stesso con questo lato verso il centro. Ok, adesso dobbiamo piegare anche questi lati qui, questo verso il centro e questo verso il centro. Così, uno. E l'altro. Rimane così. Giriamo dal dietro. E dobbiamo piegare a metà, in modo che questa punta tocchi l'altra. Rivoltiamo una punta all'indietro, lasciando qua più o meno 1 cm. Così. Rimane qua con la fisarmonica dentro, praticamente. Così. Poi giro al contrario. Devo piegare di nuovo questa punta verso qua, lasciando sempre 1 cm qui. Rivoltiamo ancora una volta all'indietro l'ultima parte. Questa volta lo rivoltiamo prendendo come base questa linea qua. Rimane tutto così. Praticamente con tutte queste fisarmoniche dentro. Adesso devo assottigliare un po' questo triangolo qui perché è quello che mi darà la mia proboscide. Lo piego piegando questo lato verso la metà, così. Qua mi rimane una piega che rimane sollevata, quindi cerco di appiattirla facendo un altro triangolino. Non so se si vede. Praticamente rimane un triangolino appiattito così.
Dall'altro lato faccio uguale. Di qua piego verso la metà e appiattisco il triangolino che ne viene fuori. A questo punto dobbiamo piegare a metà come prima abbiamo fatto l'uccellino, portare tutta la parte sopra su quella sotto, così. Dobbiamo togliere un pochino di punta qui perché sennò la proboscide è troppo appuntita. Allora rivoltiamo la puntina lì dentro. E richiudiamo. Così. Poi dobbiamo fare qua il corpo e quello che divide il corpo dalla coda e le zampe. Qui non c'è un riferimento preciso, si può fare più o meno a questa altezza qua, così, più o meno non a metà, un po' meno della metà di questa linea. E facciamo una piega rivoltata all'ingiù, apro qua, così, e sopra spingo dentro come abbiamo fatto prima per la testa dell'uccellino e rivolto questa linea al contrario. Così. E piego tutto, schiaccio. Devo fare la stessa cosa in questo pezzo, rivoltandolo all'insù per fare il codino. Quindi spingo la piega sotto all'indentro. E la spingo più o meno su così. L'ultima piega rivoltata è qui per arricciare il codino. Apro e spingo dentro l'ultimo triangolino. Questo è proprio come il becco della gru. A questo punto tiriamo un po' in giù la proboscide. Tiriamo la proboscide così, la tiriamo un pochino, esce un pochino fuori e la abbassiamo un pochettino. Poi l'ultima cosa è abbassare un pochettino questo angolo, sempre con una piega rivoltata all'indentro, di modo che non abbia la testa troppo appuntita, proprio giusto un triangolino piccolino rivoltato all'indentro. E l'elefantino è finito. Se ce l'avete di colore,
tinta unita, potete anche poi disegnargli la faccia, gli occhi, qui. Passiamo al gatto che sta seduto. Questo è un pochino più difficile, quindi magari qui vado un pochino più piano, perché ci sono un po' di pieghe non complicatissime, però. Allora. Dobbiamo iniziare con sopra il lato che vogliamo venga praticamente questo colore qui, verrà qui dove c'è il rosso e qua dove c'è la coda. Invece questo lato verrà tutto il corpo del gatto. Ok? Quindi teniamolo dalla parte tinta unita, dalla parte bianca. Dobbiamo piegare lungo le due diagonali. Una. E una, due. E riapriamo. Adesso dobbiamo piegare in modo che ci venga una piega qua, da qui a qui a metà. Quindi pieghiamo questo lato qui verso il centro, però schiacciamo la piega solo fino alla metà, non la schiacciamo fino in fondo. Quindi, così. E dall'altro lato uguale, questo fino qui e lo schiacciamo solo fino alla metà. Poi se andate anche un po' più avanti non importa, non succede niente. E arriviamo ad avere queste pieghe qui. A questo punto giriamo. Dobbiamo ancora piegare facendo una riga qua che sia alla metà tra queste due. Quindi piego in modo che questo bordo mi tocchi questa piega qua. Dall'altro lato uguale, questo fino alla piega. A questo punto giriamo. E avremo tutte queste pieghe qua. Così. Adesso non devo piegare. Sì, adesso dobbiamo piegare lungo queste qui in su. Così. Avanza questo pezzo sopra che lo schiacciamo bene giù e lo teniamo come se fosse la pinna di un pesce, così.
Adesso rivolto, piego questo al contrario, così. Mi viene fuori questa specie di barchetta a vela. Ok. Adesso un passaggio un pochettino più complicato. Dobbiamo rivoltare questo pezzo lungo questa linea a metà. Cioè, dobbiamo rivoltare questo qui in modo che fuori rimanga il blu. Quindi lo riapro un pochettino. E rivolto al contrario la prima piega blu. Devo rivoltare tutto al contrario, praticamente. Dobbiamo piegare a metà qua. Dietro uguale, giriamo e pieghiamo a metà qui. Rimane questo. A questo punto dobbiamo piegare a metà per così, in modo che la punta tocchi l'angolo qua in fondo. Poi riapro. Devo fare una piega che va da quest'angolino qui, dove abbiamo piegato adesso, fino a qua, all'angolo qui. Il primo strato sopra, cioè quello sotto lo lasciamo ancora lì per adesso. Facciamo questa piega da qui a qui. Questo ci rimane sollevato. Lo schiacciamo giù, così. Rimane questo aperto, il corpo, la coda e queste saranno quelle due zampine. Ok. Adesso devo rivoltare in su questa punta con una linea che va da qui a qui, ai due angoli. Rivolto in su. Bisogna girarlo dalla parte dietro. Giro. Adesso devo aprire. Devo aprire queste due alette per tirarle fuori e poi schiacciarle. Allora apro. Apro, allargo un po',
schiaccio per appiattire tutto. Devo fare lo stesso con l'altra aletta. Apro bene e schiaccio giù. Appiattisco tutto. Questo qui è il risultato. Rigiro il mio foglio. Adesso devo iniziare a costruire la testa del gatto. Piego in modo che questo angolo qui combaci con questo, al contrario così. Così inizia a essere il musetto del gatto. Devo formare un pochino le orecchie, quindi faccio una piega all'indietro, un po' che va qua nel viola praticamente, una piega che va tipo da qualche millimetro lontano dall'orecchio, fino alla punta dell'orecchio, una pieghetta così praticamente, che esca fuori un triangolino di viola qua. Qua c'è un triangolino viola piccolino. E lo stesso lo faccio dall'altro lato. Così le orecchie sono rivoltate all'indietro e mi riporto in avanti solo il triangolino con la carta colorata, nel mio caso quella con i fiorellini, quindi mi porto dentro, sono così e mi rimetto dentro un'orecchietta. Schiaccio bene perché qui la carta è un po' spessa. E sono venute fuori le orecchie del micio. Adesso qua devo togliergli questa parte che sporge della testa, quindi piego all'indietro tra i due angoli delle orecchie, così. Dietro ho schiacciato questo angolino, davanti mi rimane la testa piatta del gatto. Così. Adesso dobbiamo fare il musetto. Tiriamo su un triangolino più o meno di questa altezza e lo rivoltiamo su. Così. Poi rivoltiamo in giù un triangolino minuscolo in alto che sarebbe poi il naso del gatto. Così. Adesso ci rimane solo da sottigliare un pochino la coda. Apriamo un attimo così e pieghiamo la coda a metà. Praticamente questo lato lo facciamo combaciare con questo. Schiacciamo bene.
L'ultima cosa, dobbiamo piegare due angolini qui perché sennò il sedere del gatto poi è troppo appuntito. Quindi facciamo due pieghette interne così. Così. E sul retro uguale, anche questa piega qui, questo triangolino lo mettiamo all'interno. Giro e lo piego all'interno. E il gattino è finito. Così anche questo sta in piedi. Allora, iniziamo il gattino segnalibro. Questo qui è il risultato finale. Iniziamo sempre con sopra il lato che vogliamo rimanga all'interno. Qui sarà, se questo colore qui sarà quello che poi viene qua e nel musetto del gatto e qua nella pancia. Facciamo sempre le nostre diagonali. Una e l'altra dall'altro lato. Riattiriamo e dobbiamo fare adesso le pieghe a metà, piegare qua e piegare qui, sempre così. E dall'altro lato apriamo. E lo facciamo qua dove manca ancora la piega. Qui schiacciate bene sempre tutto perché poi se no è difficile rivoltare. Adesso apriamo, teniamo il foglio così in diagonale perché dobbiamo fare una piega che porti questa punta qui al centro dove si incrociano tutte le linee. Piego così. Dall'altra parte uguale. Adesso dobbiamo fare in tutti e quattro questi angoli una piega che porti l'angolo a toccare il centro. Così sollevo. Praticamente questo lato mi va a coincidere con la piega che ho fatto qua a metà. E schiacciamo tutto. Poi riapriamo. Lo facciamo in tutti e quattro i lati. Questo vado a toccare qui. Così. E riapro. Adesso lo faccio negli altri due angoli. Me lo giro e faccio lo stesso. Questo fino qui.
schiaccio tutto. E questo fino al centro. Così rimane questa forma con tutte queste pieghe già segnate. Giro dietro dove c'è il colore tinto tutto uguale. Devo piegare a metà in modo che questo mi arrivi fino alla riga del centro. Così. Rimane una cosa così. Adesso riapriamo, arriva una piega un po' complicata perché dobbiamo praticamente questa piega qui fino alla metà, cioè dalla metà a qui, piegarla verso di noi, chiudendo così. E le due diagonali così, piegarle invece all'esterno. La parte che c'è sopra rimarrà anche quella piegata verso l'esterno. Allora, adesso vi faccio vedere, poi magari lo facciamo 2 o 3 volte perché non è facilissimo. Allora, questa prima, cioè la metà metà di questa linea, questa qua, la piego verso di me. Così. Rivolto all'infuori le altre 2 pieghe. Ecco, allora, se voi iniziate a rivoltare all'indietro queste 2 diagonali, le piegate un po' all'indietro, quella qui in mezzo la schiacciate in dentro, questa sempre rivoltata così e rimane così. Adesso piego questo angolino qui su questa metà qua, fino a fargli arrivare la punta qui nell'incrocio dove ci sono questa piega qua e questa linea qui. Praticamente così, solo il triangolino davanti perché sotto ce n'è un altro, lo pieghiamo poi dopo quello. Questo lo piego un attimo così. Praticamente ho piegato a metà solo il primo triangolo, così, ok? Lo riapro. Devo tirare su la prima metà, cioè piegando lungo questa linea, la prima metà di questa aletta qui, la piego all'insù, automaticamente qui mi si apre il triangolo. E io lo schiaccio giù. Facciamo lo stesso dall'altra parte dietro. Prima facciamo il triangolino perché poi ci aiuta nella piega dopo, è più facile poi quando dobbiamo tirare su. Schiacciamo bene. Lo apriamo e tirando su questo
alla metà si forma quest'altro rombo che schiacciamo giù. A questo punto siamo così. Lo giro dall'altra parte. Devo piegare, come se fosse la pagina di un libro, la prima che ho qua dietro. Praticamente questa qua la piego a metà così, così, e la schiaccio così. In modo che se poi ritorno davanti rimane così. Praticamente c'è solo qua, questo pezzo qui è formato da due alette. Quella dietro la rivoltate così, come se girare la pagina di un libro, così. Così, praticamente vedendolo da davanti, questa era così. Io l'apro, apro solo così, l'apro come aprire come voltare la pagina del libro. A questo punto, allora, anche questo è un pochino difficile. Dobbiamo tirare, piegando lungo questa diagonale qui, dobbiamo piegare e tirare in giù in modo che questa parte qui vada a coincidere con questa sotto. Aspettate, provo. Devo aprire questo e aprendo così schiacciarlo giù. Rifaccio, perché non è facile. Allora, voi siete così adesso. Aprite così. Qui ci sono due diagonali. Si schiacciano i due triangolini e va giù tutto. Adesso altro passaggio un po' rognosetto. Allora, come si fa? Ah sì. Dobbiamo tirare su, aprendo le due alette, anzi, prima facciamo una piega qua, così è più facile. Facciamo una piega che va da questi due punti, da qui a qui, rivoltando in su la prima parte del foglio. Questa rimane giù, così. Ritorniamo giù. A questo punto, aprendo le dobbiamo aprire tutto e trovarci con una parte così, un quadrato senza un angolo. Praticamente eravamo così, apriamo,
Teniamo le dita qui perché è lì che la carta si piegherà, tiriamo su, facciamo la piega e schiacciamo tutto quello che rimane attorno per appiattire tutto. Adesso dobbiamo piegare qua a metà, lungo questa linea che va dai due vertici. Pieghiamo. Rimane così. Poi dobbiamo fare due pieghette qui per fare le orecchiette del gatto. Pieghiamo questo triangolo di modo che questa linea tocchi la riga qua, praticamente la riga che continua su questo perimetro qui che è quello del corpo. Così. Così vengono due belle orecchiette dritte. Dall'altro lato uguale. Allora, adesso riapriamo tutto come eravamo prima. E giriamo dietro. Adesso dobbiamo piegare lungo la linea che c'è qui, la linea diagonale del pezzo sollevato. Dobbiamo piegare questo foglio qui, schiacciandolo contro questa piega qua, così praticamente. Anche dall'altra parte. Adesso qui c'è una specie di tasca. Dobbiamo tirarla lungo la piega che abbiamo appena fatto, quella che schiaccia lungo questa diagonale qui, e spingendo qua c'è il segno dell'orecchio che abbiamo fatto prima, dobbiamo spingerlo in dentro a soffietto e schiacciarlo giù. Rimane una cosa così. Qua c'è l'orecchia che abbiamo fatto prima rivoltata indietro. E qua la tasca che abbiamo schiacciato. Dall'altro lato dobbiamo fare lo stesso, sempre. Dopo che abbiamo marcato bene la piega qui, mettiamo il dito dentro la taschina e schiacciamo giù. Schiacciando giù rimarrebbe così, ma noi invece vogliamo che vada lungo la diagonale dell'orecchio. E allora schiacciamo da questo lato. Così. Rimane così. Adesso punto siamo così. Dobbiamo piegare. Sì. Dobbiamo piegare la testa del gatto tirandola in giù così. Lungo questa linea che c'è già una piega. Pieghiamo. Piegando così,
Se giro di qua, ci sono le orecchie che sono messe male. Allora schiaccio un po' e sistemo le orecchie. Anche di qua schiaccio, rivolto le pieghe in modo che le orecchie si sistemino. Così. Adesso dobbiamo fare il musetto del gatto, piegando una linea qua, non proprio dove finiscono le orecchie, un pochino più giù, tipo un mezzo centimetro più giù. Tiriamo così. Così, e si forma il musetto. E poi, schiacciando il triangolino piccolo in alto, il nasino. Così. Ultima cosa, dobbiamo formare qua il corpo. Pieghiamo questa linea qui lungo la metà. Dall'altra parte uguale. Poi si può ancora formare la coda piegando, facendo una piega all'indietro, più o meno a questa altezza, l'altezza degli angolini di questo rombo qui. Quindi piego a metà su questi, così, e poi ritorno indietro per fare una specie di fisarmonica con la coda del gatto. Praticamente rimane una fisarmonichetta così. E così è finito anche il segnalibro. Voi poi ci mettete la pagina, tipo questo è il libro, mettete la bocca del gatto dentro e rimane come segnalibro. Bisogna iniziare con sopra il lato che viene all'interno, il colore che viene all'interno. Ok. Faccio le mie diagonali solite. Dall'altro lato uguale. Poi giro il foglio e faccio le pieghe a metà. E dall'altro lato uguale. A questo punto abbiamo un foglio piegato più così. Lo teniamo verso di noi con la piega che è quella orizzontale, questa rivolta verso di noi. Dobbiamo spingerla in giù, far toccare le due estremità e schiacciare tutto giù.
Questa qui è la base triangolare, la base di tanti origami, anche questa. Dobbiamo piegare questo lato qui fino al centro. Tiro, dal lato aperto qua, tiro su, così, fino alla metà. Tiro su dall'altro lato, così, fino alla metà. A questo punto giro dall'altra parte. Giro dall'altra parte, tiro su in modo che un triangolino mi sporga rispetto alla linea che delle ali. E schiaccio giù, appiattisco il tutto, schiacciando un triangolino anche qui di carta. Così. Adesso il triangolino che c'è in alto lo pieghiamo lungo la linea delle ali, perché questa sarà poi la testa della nostra farfalla, questa è la testolina. Così. Adesso dobbiamo solo più formare il corpo della farfalla. Sempre tenendola chiusa così, la pieghiamo a metà. Rimane piegata così. Poi tenendola qui, riapriamo le ali facendo una linea più diagonale, più o meno così, qua più o meno un centimetro che arriva fino a questa piega qui. Io da dentro spingo in fuori così e schiaccio la piega che si forma. E la farfalla che si è formata, è finita, praticamente c'è la testa col corpicino e le ali.